Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dato il notevole successo riscosso dal video "Ho installato Windows nella RAM", nel video di oggi voglio portarvi un contenuto un po' più concreto e per questo motivo vedremo insieme come installare un RAM disk su Windows attraverso il software in disk per poter beneficiare di tutte le performance offerte da un RAM disk per memorizzare file e cartelle. Mi raccomando, seguite questo video fino alla fine perché vi svelerò qualche chicca per configurare al meglio un RAM disk attraverso in disk e soprattutto andremo a vedere i benchmark, le performance SSD contro RAM disk. Prima di procedere però, come al solito, vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione per restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Per prima cosa dobbiamo procurarci il software in disk, che è disponibile online sotto forma di un toolkit. Questo toolkit è disponibile ufficialmente sul sito di sourceforge.net. Vi lascio in descrizione il link per poter scaricare questo toolkit. Quindi, una volta atterrati sulla pagina ufficiale di IMDISK Toolkit, clicchiamo su Download per procedere appunto allo scaricamento di questo software. Attendiamo l'avvio del download. Dopodiché eseguiamo l'estrazione dello zip, entriamo all'interno della cartella, abilitiamo il file BAT facendo tasto destro proprietà annulla blocco, clicchiamo su applica ok, dopodiché facciamo clic su install. Si avvierà questo setup, scegliamo la cartella di installazione, lasciamo tutte le componenti spuntate per default così come per le opzioni, a meno che non vogliamo appunto personalizzare la nostra installazione. Successivamente clicchiamo su installa. Ad installazione completata clicchiamo su ok. Una volta installato siamo pronti ad utilizzare IMDISK, che creerà diversi collegamenti sul desktop. I principali collegamenti che possiamo utilizzare in IMDISK sono la configurazione RAM disk, l'IMDISK Virtual Disk Driver, impostazioni generali e monta file immagine. In realtà il file principale che dovremmo utilizzare è proprio IMDISK Virtual Disk Driver, però nessuno ci vieta di scegliere una configurazione più semplice da utilizzare attraverso configurazione RAM disk, oppure la possibilità di montare un file immagine utilizzando questo strumento. Quindi apriamo IMDISK Virtual Disk Driver e all'interno di questo eseguibile possiamo scegliere di montare un nuovo RAM disk. Come possiamo far ciò? Beh, è piuttosto semplice, possiamo cliccare qui in basso a sinistra su Mount New. Successivamente si aprirà quest'ulteriore schermata all'interno della quale possiamo applicare diverse configurazioni. Per esempio, sotto Image File possiamo andare a precaricare un'immagine che potrebbe essere per esempio un file ISO o un file VHD per copiare il contenuto di questo file all'interno del nostro RAM disk. Se non ci interessa eseguire questo tipo di procedura, possiamo lasciare il file vuoto. Assegniamo quindi una lettera al nostro RAM disk, qui per default il software mi ha assegnato la lettera D. Impostiamo una dimensione del nostro RAM disk, io seleziono gigabyte e imposto 40 GB come dimensione. Attenzione perché la dimensione va scelta sempre in funzione della quantità di RAM a disposizione. Attualmente su questo computer io ho a disposizione ben 64 GB di RAM, in questo momento ne sto usando 15 GB, quindi è ragionevole allocare 40 GB di spazio al RAM disk. Scegliamo eventualmente se allocare un offset a questo disco, sinceramente possiamo anche evitare di farlo, e selezioniamo un device type. Possiamo tranquillamente scegliere auto, ma io preferisco selezionare hard disk volume. Successivamente possiamo anche configurare la modalità di accesso al file immagine, che però nel nostro caso non verrà eseguita perché non abbiamo appunto aggiunto nessun file immagine, che ci consente di creare un disco virtuale, quindi un RAM disk nella memoria virtuale, oppure un RAM disk nella memoria fisica. Qui sotto possiamo ulteriormente personalizzare il nostro RAM disk impostandolo come dispositivo rimovibile oppure dispositivo a sola lettura. Possiamo lasciare tutto a default cliccando su ok. Una volta creato quindi il nostro RAM disk, avremo questa nuova riga all'interno di IMDISK Virtual Disk Driver. In più, se apriamo Esplora risorse e navighiamo verso questo PC, potremo notare un nuovo disco locale D inaccessibile. Dobbiamo quindi formattare il nostro RAM disk per potervi accedere. Tasto destro, formatta,
formattazione veloce, qui eventualmente inseriamo un'etichetta, io la chiamo RAM disk, lasciamo tutto a default e clicchiamo su avvia. Confermiamo la formattazione e adesso possiamo accedere al nostro RAM disk. Vedete, la dimensione è proprio 40 GB. Ora, la cosa positiva del driver IMDisk è che, a differenza dell'esperimento precedente nel quale abbiamo installato Windows 11 totalmente all'interno della RAM, è che ci consente di scegliere se occupare totalmente la RAM oppure impostare una locazione dinamica. Mi spiego meglio, se vado ad avviare gestione attività, all'interno della sezione memoria, sebbene io abbia montato un RAM disk da 40 GB, lo spazio occupato è sempre di 15 GB. Questo spazio crescerà in funzione dello spazio che andremo ad occupare all'interno del RAM disk. Vi faccio vedere anche come. Innanzitutto navighiamo all'interno del RAM disk. All'interno ovviamente non c'è nulla, la cartella è vuota e nel frattempo io vado a selezionare alcuni file che andrò a copiare all'interno del RAM disk. Questi file, come possiamo notare qui, pesano circa 22 GB, quindi io li copio e li vado ad incollare nel RAM disk. Adesso, quando andrò ad eseguire il comando incolla, teniamo gli occhi puntati sulla dimensione di memoria occupata. Noteremo che questa crescerà. Tasto destro, incolla. Vedete, sta salendo 17, 19, 20 GB, 22, 23, 25. Mano a mano che il RAM disk si riempie, la memoria allocata aumenta. A copia completata, la memoria occupata è di circa 37 GB. Questo è un enorme vantaggio perché, sebbene ci penalizzi leggermente in termini di performance, ci consente invece di utilizzare la memoria in modo molto più dinamico. Se torniamo indietro, all'interno di questo PC possiamo notare come il RAM disk si sia fondamentalmente riempito quasi completamente. Ora, se torniamo all'interno di IMDisk Virtual Disk Driver, potremmo fare una cosa molto interessante. Possiamo cliccare su Save Image e andare a salvare il contenuto del nostro RAM disk su un'immagine. Questa immagine poi la potremo ripristinare successivamente direttamente dal nostro tool IMDisk Virtual Disk Driver. Quindi io scelgo la seconda voce, Save Disk Image at Offset 0, non mi interessa, diciamo, avere le funzionalità di MBR, clicco su OK e adesso vado a salvare questo file di immagine magari sul desktop e lo chiamo RAM Disk. Clicchiamo su Salva. Al termine del salvataggio riceveremo questo messaggio, clicchiamo su OK. Possiamo anche scegliere di smontare per esempio il nostro RAM disk cliccando su Remove. Forziamo la rimozione cliccando su Sì. In ogni caso, alla rimozione IMDisk Virtual Disk Driver ci chiede sempre se vogliamo procedere al salvataggio dell'immagine prima della rimozione, ma noi l'abbiamo già fatto, quindi clicchiamo su No. E adesso sul desktop io mi ritrovo questo file di immagine ramdisk.img da 40 GB. Facendo proprietà possiamo controllare la dimensione. Ora questo stesso file lo possiamo rimontare cliccando su Mount New e questa volta andando a selezionare l'image file. Selezioniamo ramdisk.img, clicchiamo su Apri e adesso non abbiamo la necessità di impostare una dimensione né un offset, al più scegliamo il device type hard disk volume ed eventualmente il tipo di accesso al file immagine. Io ad esempio imposto copy image file to physical memory e clicco su OK. Adesso la memoria si sta riempiendo perché il file sta copiando il suo contenuto all'interno della RAM e al termine del processo all'interno di IMDisk Virtual Disk Driver troveremo questa nuova riga. Aprendo nuovamente Esplora risorse e navigando su questo PC all'interno troveremo il nostro RAM disk e entrando dentro RAM disk troveremo proprio i nostri file. Adesso io vado ad eliminare questo RAM disk. Clicco su Remove, cancello anche il RAM disk e questa volta invece di lanciare IMDisk Virtual Disk Driver vado a lanciare configurazione RAM disk. Attraverso configurazione RAM disk possiamo configurare il nostro RAM disk in maniera molto più semplice. Non solo, possiamo anche scegliere sin da subito il file system e possiamo anche eseguire il RAM disk all'avvio di Windows. O meglio, possiamo montare il RAM disk all'interno di questo computer. Quindi qui possiamo scegliere una dimensione, io ho imposto per esempio 32 GB,
possiamo scegliere se allocare la memoria dinamicamente, è quello che vi raccontavo precedentemente, ossia sacrificare un po' di performance in favore di una allocazione dinamica della memoria, per poterla sfruttare un po' con RAM disk, un po' con i software da utilizzare sul nostro sistema operativo. E in più appunto possiamo lasciare la spunta esegui all'avvio di Windows per far sì che il RAM disk venga montato automaticamente. Attenzione perché cliccando su OK, IMDisk ci comunicherà che dobbiamo modificare alcune impostazioni all'interno del nostro sistema operativo Windows. In particolare dovremmo disabilitare l'avvio rapido per evitare problematiche. Scegliamo quindi se correre questo tipo di rischi oppure disattivare l'avvio rapido. Cliccando poi su Chiudi verrà montato il RAM disk. E qui si aprirà successivamente la proprietà del RAM disk. Questa volta, poiché non abbiamo selezionato alloca memoria dinamicamente, tutto lo spazio è stato destinato al RAM disk. Infatti c'è questo incremento repentino di memoria nel sistema. Aprendo nuovamente Esplora risorse e navigando su questo PC, ci ritroveremo il nostro RAM disk con l'etichetta RAM disk montato sulla lettera R e all'interno di questo RAM disk possiamo copiare quello che ci pare. È stata inoltre creata anche la cartella temp per favorire la copia e il passaggio dei file. Tornando a dare un'occhiata ai collegamenti messi a disposizione da IMDisk, possiamo avviare per esempio le impostazioni generali, attraverso le quali possiamo abilitare le voci nei menu di scelta rapida, non mostrare Esplora risorse dopo il montaggio del volume, nascondere le unità in Esplora risorse, insomma possiamo divertirci a personalizzare IMDisk, così come possiamo avviare Monta file immagine. E questa schermata ci consente in maniera molto più semplificata di montare un disco virtuale, per esempio un file di immagine .img, un file VHD, insomma ci sono diversi formati supportati, senza passare dall'eseguibile IMDisk Virtual Disk Driver, che potrebbe sembrare a primo approccio un po' più complicato da utilizzare. Inoltre queste schermate sono anche localizzate in italiano, quindi potrebbe essere più semplice utilizzarle. Tra le altre cose, all'interno di questa schermata possiamo impostare il montaggio automatico all'avvio di Windows attraverso questa spunta. Prima di salutarci è arrivato il momento clou di questo video, ossia verificare le performance del disco RAM disk. Ho avviato Crystal Disk Mark, andremo ad eseguire prima un benchmark sul RAM disk e poi lo andrò ad eseguire sul mio SSD NVMe M2 per confrontare le prestazioni. Vado quindi a selezionare il disco RAM disk che fra le altre cose non ho allocato dinamicamente, quindi utilizzeremo il 100% delle performance e vado ad eseguire un benchmark classico di default. Ho impostato quindi 5 iterazioni e come test, come dimensione del test, 1 GB. Clicchiamo su All e vediamo cosa viene fuori. Al termine del benchmark possiamo rilevare risultati più o meno simili a quelli che abbiamo ottenuto nell'esperimento RAM disk con Windows 11. Ovviamente le velocità in lettura e scrittura sequenziali sono assolutamente di prim'ordine, mentre quando si scende nella gestione di file più piccoli, quindi random 4K, chiaramente le performance si abbassano drasticamente. È curioso però rilevare come al variare dei driver cambiano anche le performance. Con il driver di IMDisk abbiamo raggiunto delle performance migliori rispetto al driver di Grub4DOS. Adesso sulla mia sinistra ho avviato una nuova istanza di Crystal Disk Mark, andrò ad eseguire questo benchmark sul mio SSD NVMe M2 Samsung 970 Evo Plus da 1 TB e andiamo a vedere la differenza di performance. Al termine del benchmark eseguito su SSD è evidente come il RAM disk con questo particolare driver sovrasti di fatto anche l'SSD. Abbiamo sul sequenziale dell'SSD circa 1,5 GB al secondo in lettura e scrittura, mentre sul RAM disk abbiamo circa 20 GB al secondo in lettura e circa 25 GB al secondo in scrittura. Qui la differenza è lampante, tant'è che la prima conclusione che ne potremmo trarre è che nei casi d'uso in cui utilizziamo fortemente il sequenziale e quindi file di grosse dimensioni dai quali è necessario leggere e scrivere, un RAM disk è molto performante e ci aiuterebbe molto a realizzare questo tipo di task. Per quanto riguarda invece l'accesso a file più piccoli, quelli tipicamente utilizzati dal sistema operativo per avviarsi, per esempio, la differenza non è molto marcata, diciamo che si fa più sentire in lettura. 700 MB al secondo sull'SSD
circa 2 GB al secondo sul RAM disk. Per quanto riguarda invece la scrittura, siamo più o meno lì, circa 500 MB al secondo sull'SSD e circa 900 MB al secondo sul RAM disk. Quando invece iniziamo a mescolare le carte, beh, è evidente come nei file più piccoli il RAM disk sia molto più performante rispetto ad un SSD. Ma chiaramente in questo caso abbiamo preso solo ed esclusivamente in considerazione il Samsung 970 EVO Plus. Ci sono alcuni SSD maggiormente prestazionali che si avvicinano magari alle performance che abbiamo ottenuto con il nostro RAM disk. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate in merito all'utilizzo di IMDisk per montare un RAM disk all'interno di un'installazione di Windows. Se avete dubbi, domande o perplessità, non esitate a lasciare un commento qui sotto, sarò felice di rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un like, se i miei video vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!